Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. È ora di pranzo e allora cuciniamo qualcosa di gustoso e buonissimo. Oggi faremo la pasta ai quattro formaggi. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono le penne, abbiamo scelto la pasta rigata così catturerà bene bene la buonissima salsa che andremo a preparare. Ci serviranno 30 g di burro, 80 g di parmigiano reggiano grattugiato, 80 g di taleggio, 100 g di emmental, 120 g di gorgonzola, 200 ml di latte, sale e pepe e a piacere noce moscata. L'acqua sta per venire a bollire, spostiamoci su dei fornelli e andiamo a prepararla. In questa padella ho tagliato a pezzettini piccolini l'emmentaler. Se trovate il pezzo grande dell'emmentaler potete anche grattugiarlo direttamente dentro. Il gorgonzola, il taleggio, andiamo ad aggiungere adesso il latte. E il formaggio. Il gas è al minimo, a fuoco dolcissimo dobbiamo far sciogliere i nostri formaggi e ottenere una crema bella densa. Giusto al tempo che viene a bollire l'acqua per la pasta, cuociamo, assembliamo tutto e andiamo a mangiare. L'acqua per la pasta sta bollendo, l'ho già salata, andiamo ad aggiungere la nostra pasta. Diamo una bella mescolata, la cuociamo per il tempo indicato sulla confezione, anche un minuto prima. Andiamo a scolare direttamente il nostro condimento. Come vedete i nostri formaggi si sono ben sciolti, non del tutto. Andiamo a salare non tantissimo, perché i formaggi sono già saporiti, abbiamo salato l'acqua, però un pochettino la saliamo comunque la nostra salsa e andiamo ad aggiungere poco pepe. Diamo una bella mescolata e lasciamo finire di sciogliere i formaggi e addensare bene tutto. Da fra poco la nostra pasta è pronta, andiamo a scolarla direttamente nella salsa. Alziamo il gas, mescoliamo, lasciamo insaporire qualche minuto e poi impiattiamo e andiamo a mangiare subito. Aggiungiamo ancora pochissimo pepe e la nostra pasta ai quattro formaggi è pronta per essere gustata. Questa va mangiata calda subito, immediatamente. Io corro a mangiarla. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se la rifate anche voi, fatemi sapere se vi è piaciuta o meno, se avete ottenuto la stessa salsina come noi e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.